Bentornati alla notizia di Grande Fratello VIP. Oggi con le ultime notizie liche. 7 modelle, 7 outfit indimenticabili, 7 voti della critica Jaele, al via la passerella. Luci pronte, un po' di trucco, il pubblico seduto e la musica parte, ha inizio la sfilata. Alberto De Pisis presenta il primo evento modaiolo della casa di GF VIP, in compagnia di Jaele De e Donà che tagliente commenta gli outfit delle vippone. La prima a calcare la scena è Eleanor, con un abito cipria caratterizzato da uno strascico vaporoso. Il voto depitato dalla critica, 8, segue Vilma, con un abito da cocktail in animalie tigrato nei toni dell'azzurro. Voto, 7. La terza è presentata da Alberto come la tigre di Empoli, Patrizia Rossetti veste un abito bronzo particolareggiato da frange nere sulle maniche. Voto, 8,5, siamo al giro di boa, Carolina è la quarta. Seducente, veste un abito corto con spalline larghe in seta oro. Il voto di Jaele è scottante, 9 per il portamento, 4 per la simpatia. Nikita è la prossima, abito vaporoso in animalie bianco e nero, la VIP non smentisce la falcata da modella. Il voto della critica è 6,5, ma gli uomini non sono d'accordo. Una piccola bomboniera annuncia Alberto, la sesta è Antonella con un mini abito nero con maniche gonfie e spalle scoperte. Voto, 7. Non contenta della votazione, la VIP afferma, l'invidia fa un brutto effetto. Chiude la sfilata la veterana del mondo fashion, Pamela Prati. La VIP domina la passerella con un abito rosa, spacco vertiginoso e stivali alti in suede neri. Voto di chiusura, 8,5, i presentatori salutano il pubblico e si complimentano con le modelle che ricevono applauso di giubilo degli uomini. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.